Con un programma di attività ancora più ricco, riapre il centro polifunzionale San Francesco d'Assisi a Mare Chiaro, una struttura residenziale confinante col parco archeologico della Gaiola, destinata all'ospitalità e all'accoglienza nella nostra città e ad attività ricreative per ragazzi. Quest'anno, oltre ai consueti percorsi residenziali estivi, con il progetto Mario e Chiara a Mare Chiaro, che il Comune promuove con un gruppo di cooperative sociali attive sul territorio, prendono il via 5 laboratori formativi per giovani dai 15 ai 18 anni. L'iniziativa si intitola Diamo forma alle passioni ed offrirà ai ragazzi l'opportunità di coltivare con l'aiuto di esperti attitudini e passioni sui temi più vari. Cake design, ambiente, musica, ludo-operatività e teatro. Delle possibilità per i ragazzi di tutta la città di essere impegnati in percorsi articolati sia in un'esperienza con cadenza settimanale che in un'esperienza residenziale, che dà la possibilità di dare corpo alle passioni degli adolescenti, far sperimentare nell'incontro anche con eccellenze e professionalità e permettere infine un momento pubblico di protagonismo dei giovani. Sono previsti corsi sul teatro di strada, sulla musica, sul gioco, ma anche sul cake design e sulla creazione di un orto biologico. I laboratori, aperti ad un massimo di 50 persone, sono stati presentati oggi con l'assessore al welfare Roberta Gaeta ed alcuni attori di Un posto al sole. I ragazzi hanno quindi potuto sperimentare le attività che prenderanno il via la prossima settimana e rivolgere agli ospiti domande sui loro percorsi e le loro storie personali. C'è anche un'importante iniziativa che l'amministrazione ha voluto fortemente, e cioè l'apertura del complesso di San Francesco anche a iniziative proposte da associazioni, da gruppi, a scuole, attraverso un avviso pubblico che è tuttora presente sul nostro sito, che dà la possibilità appunto a enti di fare delle proposte residenziali, laboratoriali, periodiche o anche delle iniziative di una sola giornata. Sono sicuro che porterà i suoi frutti perché è organizzata benissimo e oggi siamo qui proprio per portare le nostre testimonianze e per dare una mano in qualche modo a far partire questo progetto al meglio. Come arrivare a Mare Chiaro? Attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali che sostengono il progetto nella divulgazione delle informazioni ma anche nella segnalazione delle iscrizioni e anche online sul portale del Comune di Napoli con la possibilità di inviare schede di iscrizione.